salvare questa umanità che precipita. Dunque, voi state poco bene. Io sto poco bene. Sì, fatemi, state poco bene. E in questo momento, se uscite, so io la reazione che avviene in voi. Potete avere una cosa che non posso parlare adesso. Dareste un'emozione alla signora. E perché non può ricevere emozione, mia moglie? Ma in questo momento non può, perché... Perché? È incinta. Io? È incinta? Sì. Mia moglie... Cos'è va? Sì. Non ridete, non ridete. Andiamoci, ma lo volete sapere meglio di me. E voi lo volete sapere meglio di me? Ma no, tu no. Guardate, che c'entrate voi? Come che c'entro io? Che c'entrate? Io sono un medico. E io sono il marito. Ma il marito, che ne sa, il medico che accerta certe cose. Dunque, se non può avere emozione, voi gliela dareste. Perché in questo momento, congestionato come è stato dopo tutto quello che avete mangiato, qui sta guardato gli occhi gonfi, tutto sta così. Ma quando mai? Sì, uscendo fuori vi viene una reazione col cambiamento di temperatura. Poi, insomma, morite. Io morite. Ma che era, morite? Mio marito è sempre stato bene in salute. E voi siete spostati. Si siete un guidare la pace della gente. Ma piano. Voglio dire un'altra cosa. Dite. Ah sì, voi siete la donna. Che dovrebbe condividere quello che dico io per salvarlo. Se vedo che lo volete bene assai a vostro marito. Assai gli voglio bene, moltissimo. Sì. E ci vogliamo allontanare da voi che siete un uccellaccio di cattivanti. Insomma, io non mi faccio uscire. No. Tu! E tu chi sei? Guarda, ma vorrei ciccirlo qua. Sì, questa specie di mortificazione. Tu ci sei vicino a me. E dice a me. Che mamma sia fra uomini, chi sa dove stava, dove... Ma chi sa chi è? No, tu ci sei. Guardate come parlate e rispettate mia moglie. Tua uomini, tua moglie. Ma questa è tua moglie? È mia moglie. Guardate l'aberrazione, ma capa. È una stimana a fronte. Questa è tua moglie? È mia moglie. Beh, allora voglio sapere una cosa. Voglio sapere se questa è tua moglie, quell'altra chi è? Quell'altra? L'altra donna, chi è? Un momento. L'altra donna. Un momento, un'altra donna. Tu c'hai un'altra donna? Ma non stanno a sentire. Tu ti sei andata a sentire. L'altra donna, abbiamo messo. Allora, re Farucco, che c'è una donna a destra e a sinistra. Donna a destra e a sinistra, grazie. Prego. Oh, quanto siete buono, grazie. Ma tutto fermo. Ho capito tutto, questo signore stava qua per noi. Ma che per noi ha fatto tutte queste magagne, tutte queste malcancelle. Emilia! Poi guardate quell'animale, che guaio mi va a combinare! Qua signore. Sedetevi qua, svenite con tutta la comodità, perché da questo posto nessuno vi caccia via. Ora signore. Assassino, svergognato! Che cosa? Tu adesso mi dici chi è quella donna? Perché sennò è da ci! Mi faccio cose là! Attento per la pizza! Attento per la pizza! Ebbene sì! Sì, è vero! Ho un'altra donna! Una bella vagliona! Alta, fresca, giovane, simpatica! E che mi vuol bene veramente! Sì! E chi è? Chi è? La sorella! Vada come parli di mia sorella Fulgine. Fulgine, tua sorella? La moglie di mi un si colombiano. Mi si muove la lezione a stimbecino. Ma guarda, sento... Dimmi chi è. Che succede? Chi è, te? Oh, è Cicillo. Sono Cicillo. Sei Cicillo. Ma certo. Non lo posso trattenere più. Quello mi ha dato due schiaffi, nemmeno Cristo in croce. Sì, sì, va bene, ma adesso non è più importante. No, perché la signora finalmente è entrata. La chiave si è trovata. Si è trovata? Sì. No. Il sangue. Vabbè, non appena, niente, appena. No. Credimi. Signore. Signore, potete uscire. Ma non posso uscire? No, che possiamo uscire adesso? Voi mi dite chi è quella donna? Ma quale donna? No, è stato un errore, ecco. Un errore imputabile allo scienziato. Vostro marito è un uomo da bene. Molto da bene. Ah sì, ma sono un uomo da bene. Sì. Mi dà già spaccare la faccia. Spaccare, scusate. Se io vi dico che... ho sbagliato, ho chiesto scuse, tanto a voi che alla vostra signora mi pare che basta. Ho preso uno sbaglio. Sì. Siccome voi assomigliate... Avete ragione. Voi assomigliate. Avete ragione, perdonateci voi. Assomigliate. Tenetelo! Signore! Cicci, tu mi hai fatto scambiare pappazza a me? Ma no, non si muove, non lo dico. Esatto. Ad ogni modo mi compiaccio, tutto è andato bene, benissimo. Siete stato magnifico, non si muove. E di nuovo tante grazie, grazie assai. Muah, non si può, bravo. Sì, sa quanto me ne faccio di quei baci. Aspetta, vieni qua. Vedi che si passa per amicizia, ho preso due schiaffi.
Però ho salvato una signora che si trovava in una situazione pericolosa, ecco dunque. E ho fatto pure una bella sudata. Io mi ero comprato l'aspirina. Invece ho sudato lo stesso senza aspirina. Qua. Non mi trovo, faccio cena qua. Porto una mozzarella in carrozza. Sì, una mozzarella in carrozza. E dammi una forchetta e un coltello. Sì. Su. E un quarto di vino. Andiamo, va bene, andiamo. Buonasera, non si può. Salute, accomodatevi. Grazie. Vi state mangiando una pizza? La cenetta dell'impiegato. Già. State servite, è calda calda. Grazie, io me faccio lo stesso. Poco fa ho lasciato la vostra signora. Sì, l'ho incontrata in mezzo alle scale, sai, io scendevo. Anzi, ho aperto la porta di casa sua con la chiave mia, perché lei aveva perduto la sua. E quelle... Questa, comandante, mi fa una pizza 100 lire, bisogna fumare. Sì. Ma ti raccomando, non ci mettono formaggio di Sardegna perché è mardo in campo. No, non dubitate, lasciate fare a me. Una bella pizza 100 lire.